Le previsioni meteo ci dicono che la pioggia diminuirà tra 10-15 minuti scarsi. Dovresti avere maggiore aderenza man mano che la pista si asciuga. Se devi guadagnare secondi, ricorda che in curva l'uscita è più importante dell'ingresso. Entra piano e accelera dolcemente in uscita. In questo momento l'asfalto è bagnato, cerca di prendere confidenza con la pista prima di spingere sull'acceleratore.
sembra che la pioggia diventerà più leggera tra 10 o 15 minuti. Dovresti avere più grip, ma non aspettarti l'asfalto asciutto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. I tempi sul giro stanno diventando più veloci. Finora il nostro miglior giro è 1:12,4.
Ci sono solo poche vetture in pista. Meglio uscire adesso prima che il traffico aumenti. Siamo quindicesimi nel punto più veloce, 308,8 km orari. Motore, siamo pronti. Sta spiovendo, ma ci vorrà ancora tempo per far sì che la pista si asciughi.
alla fine. Secondi al termine della sessione. Bene, in questo giro cerca di portare la monoposto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene per ingrana tutte le marce.
Nessuna pioggia prevista al momento. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione. Safety car, vietato sorpassare, rallenta, mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Vai, 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 sarai in gara all'uscita dai box. Pronti, vai! Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi.
Safety car in questo giro, safety car in questo giro. Assicuriamoci di mantenere le gomme in temperatura e ricorda, non sorpassare fino al momento giusto. Resta in posizione fino alle bandiere verdi. Sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Va bene. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, recupera 2 secondi a giro. Abbiamo fin troppo carburante. Se vuoi, passa al Mix 3. Mix 3. Sufficienza, passa in modalità sorpasso e provaci. Hai conquistato una posizione. Consentito, ripeto, DRS consentito. Il pilota davanti sta iniziando a staccarti.
scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Dal tuo compagno dietro di te è 3,8 secondi. Ok, via libera. Entrata in pista la safety car. Ripeto, safety car in pista. Raggiungi il gruppo, ma a velocità ridotta. Tieni d'occhio il tempo delta. Ricorda che devi tenerlo positivo. Parti, saremo in gara all'uscita dai box. Non dare gas.
Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Facci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Bandiera verde.
il distacco è 1,6 secondi. Fine della gara saremo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Davanti guadagna un secondo a giro su di te. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 17,5 secondi.
fuori, esci ora. Carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Registrato il miglior tempo, continua così. Distacco dalla vettura che ti precede è 9,5 secondi.
distacco dalla vettura davanti è 6,0 secondi. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Bandiera verde. Virtual safety car, riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Ok, rallenta, delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce, rallenta. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Distacco dall'auto davanti, 6,2 secondi. La finestra del pit stop si è aperta. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente.
distacco è 7,6 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Distacco dalla vettura che ti precede è 8,6 secondi.
Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,7 secondi. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Sei all'ultimo giro. Distacco dalla vettura davanti è 1,6 secondi. Ok, via libera.